non siamo indietro rispetto ad altre realtà e non siamo indietro neanche rispetto alla programmazione che il PNRR ci ha messo a disposizione. Il tema delle infrastrutture digitali, altra criticità, sta progredendo, ma di pari passo dobbiamo metterci in condizione di dare ai nostri cittadini gli strumenti per comprendere, letteralmente un nuovo linguaggio. L'innovazione determina progresso, l'innovazione è un progresso reale se quel progresso è condiviso da tutti. In questo caso si tratta letteralmente di una educazione a un nuovo linguaggio che deve essere messo a disposizione di tutti i territori e di tutti i cittadini. I PIF, i punti di formazione digitale, questo sono la possibilità di apprendere gli elementi base per poter accedere ai servizi che la pubblica amministrazione mette a disposizione. Questa iniziativa appunto fa parte proprio della Open Government Partnership, diciamo, di che abbiamo un percorso, abbiamo fatto in questi mesi, il Dipartimento Funzione Pubblica e Formez, e che appunto ha l'obiettivo di promuovere l'amministrazione aperta e la lettura dell'operato della pubblica amministrazione tramite dati aperti. La rete che abbiamo creato anni fa con Connessi in Buona Compagnia, con ANCI Toscana, con i sindacati dei pensionati, con i comuni ovviamente, è stata la base per il progetto nell'ambito del PNRR e quindi appunto ad oggi abbiamo tutta la rete di punti digitali facili che è partita e che stanno via via avviandosi proprio con l'obiettivo di raggiungere questo target dei 169 che ci è stato dato per la Toscana.